Allora, Don Pasta, in edicola con Left, Soul Food, questa tua nuova creatura. Raccontaci un po' cosa contiene il libro. Dal 2006 fino adesso praticamente sono passati 5 anni in cui io avevo questa rubrica, questo settimanale che era Left, che è Left, e quindi ogni settimana dovevo scrivere qualcosa di cibo e musica. Era poi nacque subito dopo l'uscita di Food System e da lì io ho cominciato ogni settimana a cercare qualcosa che mi ispirasse, che era una ricetta, un piatto, una canzone, c'era una mangiata con gli amici, e raccontavo queste cose nel mio solito stile in cui tutto si mischia un po', quindi chiaramente anche i viaggi. E passati 5 anni mi sono ritrovato con una mole di articoli da cui ho deciso di scegliere solo 25, che poi sono questa piccola raccolta con una prefazione di Alessandro Pandarino. Quindi una piccola raccolta degli articoli che mi piacciono di più. Dal 2005 diciamo ad oggi, quanto è cambiata la tua vita grazie al cibo? È cambiata la mia vita, è cambiata a causa del cibo in modo devastante. Cioè, io facevo l'economista, lavoravo a Roma, poi sono andato a fare un dottorato in economia anche grazie a Bolletti Spiriti, e poi mi sono dovuto bloccare, mi sono impantanato a causa dei miei spettacoli dei bagordi, del raccontare di questi bagordi. Questa cosa mi ha praticamente trasformato la vita da una persona che cercava di fare una vita normale e sfruttare le proprie lauree in un gastrofilosofo. Senti, un saluto agli amici di Fornelli Indecisi e un invito a partecipare alla nuova edizione. Io penso che la vita sia fatta di fritture. In fasi così delicate la frittura attutisce le paure, attutisce la fame con niente, cioè ci si può anche friggere la paranza, si può friggere le foglie di salvia, friggere il rosmarino, qualsiasi cosa si può friggere, ed è un antidoto contro ogni crisi, anche perché è buono, diciamo. E Fornelli Indecisi, di cui ho avuto il piacere di essere una delle giurati, diciamo, si è basato su questi strumenti fondamentali legati all'olio di oliva. Quindi io vi invito a lavorare sulla prossima edizione con ricette oliose, ricette povere, molto povere, ma piene di fantasia e di gusto. Grazie, pasta sempre. Pasta sempre, comandanti. Ciao.